Mobile World Congress 2017, siamo nello spazio di Netgear che ha un sacco di prodotti molto interessanti. Vi faccio vedere ad esempio Orbi. Questo è un oggetto che dovreste avere veramente tutti nelle vostre case, perché cambierà completamente la qualità della trasmissione Wi-Fi in uno spazio anche molto grande. Vi mostro il fatto che in realtà questi oggetti possono essere due, ma possono essere anche molti di più collegati dentro vostra casa, la vostra casa, in un modo molto molto semplice. La procedura di installazione viene fatta attraverso l'applicazione sul vostro telefonino. Questo non è un modem, si attacca al vostro modem esistente e vi garantisce una qualità della connessione dentro casa sempre elevatissima, soprattutto grazie al fatto che il telefono automaticamente riconoscerà la rete migliore dentro la vostra casa e si sgancerà da un router, diciamo, all'altro, da un satellite all'altro, per darvi sempre la massima velocità consentita. Per darvi un esempio, io dentro casa ho la fibra di Telecom a 100 mega, con questi oggetti riesco a navigare in Wi-Fi ad una velocità intorno agli 80-85 mega senza alcun tipo di difficoltà. Orbi è un prodotto davvero molto interessante, soprattutto oggi in cui momento in cui abbiamo un'interferenza delle reti molto alta, perché tutti noi abbiamo il Wi-Fi dentro casa. È davvero uno degli oggetti interessanti, ma non è l'unico che scopriamo oggi qui con Netgear. Altro prodotto che troviamo nello spazio di Netgear è questo, si chiama Nighthawk M1, è un mobile hotspot che arriva alla velocità fantasmagorica di 1 gigabit al secondo. Questo grazie al processore Qualcomm che è al suo interno e alla combinazione con le reti Ericsson. Questo succede in questo momento però solo in Australia, dove questo oggetto è in vendita con Telstra. Tra l'altro, per la curiosità magari di qualcuno di voi, il prezzo attualmente non è possibile stabilirlo per quanto riguarda questo oggetto, ma c'è un piano tarifario di circa 24 dollari australiani al mese. Questo prodotto dovrebbe arrivare anche da noi in Europa nel corso del 2017. Il prezzo alla vendita dovrebbe, ma non è ancora certo, aggirarsi intorno ai 299 euro. Allora, un gigabit di velocità di download, la possibilità di collegarsi dunque alle reti di nuova generazione, ma soprattutto un prodotto molto completo, perché guardate, nella parte inferiore avete addirittura una porta Ethernet, quindi potete addirittura cablare anche il vostro computer se preferite per il collegamento, magari quando siete in una zona particolarmente affollata di reti. Trovate anche una connessione USB 3.0 e poi il connettore USB Type-C invece per la ricarica. Nighthawk M1 è qualcosa che speriamo di vedere prestissimo sul mercato europeo, perché abbiamo una grandissima fame di velocità e di giga. E infine, qui nello spazio di Netgear, voglio tornare nel mondo di Arlo, che conosciamo già perché ne abbiamo parlato diffusamente a Mr. Gadget. Vi mostro infatti l'Arlo, diciamo, originale, no? Questa videocamera di sorveglianza che potete utilizzare completamente senza fili. Funziona a batteria, è waterproof, si collega al Wi-Fi e vi permette, attraverso il vostro smartphone o anche il vostro tablet se volete, di controllare un'abitazione. Avete anche un sistema di alert per cui potete ricevere una notifica tutte le volte che si muove qualcosa davanti a questa webcam. Peraltro questa videocamera di sorveglianza è molto facile da installare, come detto waterproof, la potete installare all'esterno e grazie ad un aggancio magnetico si può mettere davvero ovunque in pochissimi minuti. Oggi la Arlo si evolve e diventa Arlo Go, una versione con la SIM al suo interno che vi permette di collegarvi e di vedere le immagini e quindi sorvegliare uno spazio anche senza connettività Wi-Fi. Immaginate ad esempio una casa al mare, una casa in montagna, qualcuno di voi potrebbe avere una barca. Ecco, con questa potete controllare senza bisogno della connessione Wi-Fi, sempre attraverso il vostro smartphone. E infine, per quanto riguarda il mondo di Arlo, arriviamo anche all'ultimo elemento della linea, ovvero Arlo Baby, ovvero una webcam di sorveglianza che vedete ha una installazione anche molto carina. Appoggio tra l'altro gli altri prodotti nel frattempo. Installazione molto carina, intanto perché ha queste parti personalizzabili che sono facilmente intercambiabili. Ha al suo interno anche un sensore per la CO2 e può controllare il movimento del vostro bimbo e allertarvi quando succede qualcosa dentro la stanza. Si può settare in modo molto facile, dunque con qualunque angolazione di ripresa. Questi sono solo alcuni dei prodotti che abbiamo trovato nel mondo di Netgear, ce ne sono tantissimi altri da vedere, li proveremo magari nei prossimi mesi. Dopo il Mobile World Congress, da Barcellona è tutto.